Salve a tutti voi da iPhone Assist, tutto quello che state facendo. Vogliamo vedere un caso particolare di un telefono. Questo è un iPhone 4. Come vedete qui dice batteria in carica e osserviamo un attimino perché è realmente un caso molto particolare, perché dovete sapere che me l'hanno portato avendo il connettore della batteria rotto e l'ho riparato. È tornato il cliente dicendo: "Ma guarda che la batteria si è scaricata e questo cellulare non mi carica più la batteria." Dico: "Ma strano, perché io l'ho tenuto, andava tutto bene, ora che di punto in bianco non carica più la batteria." Anche perché noi quando saldiamo il connettore della batteria poi controlliamo tutti quanti i passaggi, cioè se c'è passaggio di corrente, se è stato fatto tutto bene. Non siamo soliti mettere il connettore e vai avanti. Allora, vediamo un attimino. Vedete, 54%, no? Il lampetto sta caricando. Guardate cosa succede. Invece di andare avanti nella carica, allora, tanto carica batterie originale 100%, alimentatore originale 100%. Sempre utilizzate queste cose per avere maggiore sicurezza, no? Di non danneggiare il vostro terminale. Dunque, noi ci aspetteremo, visto che è scritto che sta caricando, che dal 54 passi al 55, poi al 56, eccetera, eccetera. Vediamo un attimino, eh? Questa qui è la scocca che mi ha portato il cliente. Quando dico scocca, parlo di questo, tutto quanto la parte sua. E anche il resto. Intanto vedete, 53, non più 55. Allora, qui è il connettore batteria che è stato saldato proprio da me personalmente. Ho cambiato anche la batteria, ne ho messo una nuova perché il cliente dice: "Mi si è scaricata, non mi si carica più." L'abbiamo poi testata, la batteria risultava a posto, però l'abbiamo sostituita. Guardate qui, in questo iPhone 4 ciò che noi non abbiamo sostituito è questo. Vedo che qui è stato sostituito lo schermo anteriore. Quindi c'è stata una sostituzione del vetro da parte di questo cliente. Forse in quella riparazione si è rotto il connettore della batteria e quindi poi sono venuti da noi a dire se potevamo riparare questo danno. Noi giustamente abbiamo detto di sì. Allora, vediamo un attimino, eh? Caso particolare, vi dicevo. 53, no, era 54. Invece di quindi andare in avanti, stiamo andando all'indietro. E se aspettiamo ancora un po', ci sarà anche 52, 51, 50. Quindi siamo in carica, ma va indietro. Allora si potrebbero fare tutte le ipotesi, no? Chissà che gli è successo a questo cellulare. Sono andato a controllare tutto, dalla A alla Z, è tutto a posto. E allora, cosa diamine è successo? Poi, ecco, quando certe volte mi fanno le domande per email, no? O anche su Facebook, WhatsApp, dove volete voi, io dico sempre: devo vedere che cosa è, perché non posso dare una risposta generica e poi mi dicono: "Ah, mi hai dato questa risposta, ma alla fine non ci hai preso, hai sbagliato." Non è che non ci ho preso. Io di solito dico: "Fammi vedere il terminale, fammi analizzare quale potrebbe essere il problema, ti rispondo." E non sono mica un indovino, insomma, non ho la sfera di vetro. Non riesco a indovinare. In questo caso, per esempio, per me è stato molto complicato capire come si risolveva la questione. E ve la mostrerò. Dunque, 54, 53, volevo solo farvi vedere che mo adesso va anche a 52. Dopodiché basta, perché non è che dobbiamo arrivare a zero con questa batteria per renderci conto che qui, su questo terminale, c'è un problema che non è dovuto alla scheda madre, al connettore della batteria, eccetera, ma lo andremo subito a vedere a che cosa è dovuto. Dunque, 53. Allora, intanto questo cliente ha abbassato la luminosità, tutto per limitare il consumo della batteria. Se andiamo a vedere, mi sembra che aveva tolto pure il wifi, un po' di tutto. Qui sono andato a vedere io quale errore c'era all'interno della diagnosi per rendermi conto, insomma, che cosa è successo. Vedete, il wifi no, Bluetooth no, era anche uso in aereo, come vedete è attivo, per cui ha fatto di tutto per risparmiare energia, perché il telefono, insomma,
invece che caricare scaricava velocemente, no? Allora, vediamo il 52, poi ci fermiamo, no? E dunque, allora il telefono, magari pensate che poi lo cambio, è un iPhone da 6, no, questo è capienza da 8 GB, anche se scrive 6,1 qua, comunque è un 8 GB, e 711 il firmware, c'era dentro una scheda di, ma questo è poco importante, c'è l'email, no? Eccolo qui. C'è il seriale, c'è tutto, no? Allora vedete, 52%, continua a scendere. Stacchiamo l'alimentatore, spegniamo. Vi faccio vedere che la cosa cambia nettamente. Allora, vi ho detto, no? Cos'è stato qui fatto? Io ho messo un nuovo connettore di batteria, il cliente ha fatto mettere da qualcuno questo qui, che sarebbe nient'altro che un vetro con touchscreen. Allora io ho pensato, ma non sarà proprio questo vetro con touchscreen che crea il problema? E allora come si fa? Stacchiamo intanto il connettore, togliamo la batteria via. Abbiamo la scocca di laboratorio, si fa così, no? Si mette su una scocca di laboratorio e si va a vedere se il problema, anche sulla mia scocca, preparata per fare test, fa lo stesso difetto, giusto? Allora, stacchiamo questa scheda madre da qui. Se anche sulla mia scocca fa lo stesso difetto, allora è la scheda madre difettosa. Ragiono bene. Quindi voi che vi siete, diciamo, amanti del fai da te, dovete sempre avere qualcosa per fare i vostri test, no? Almeno il minimo, un schermo, una batteria, un connettore dock. L'ho fatto vedere in altri video, no? Basterebbe anche un circuito di accensione, cioè non dovete forse avere un telefono completo come adesso ho fatto vedere io, no? Questo non riesco a beccarlo. Ecco, ok. Qui l'attacco della. Ok. Dunque, svitiamo le uniche due viti che ho messo per fare già la scheda madre. Una, anzi tre ne ho messe, questa centrale. E poi ho messo questa qui in alto. Allora, cambiamo velocemente un attimo scocca e non metterò nemmeno le viti perché a me dà fastidio stare a montare, smontare, montare. Alcune volte però succede così con alcuni clienti che per fare riparazioni, monti, rimonti, smonti, rimonti, poi magari non riesce a concludere nulla e dice al cliente, vabbè, non mi devi nulla, ho perso 1 ora, 2 ore, 3 ore, non so quante ne ho perse, però non sono riuscito. Allora, questa scheda la mettiamo all'interno della scocca di laboratorio di iPhone Assist. Allora, ecco qui. Allora, vi ricordate, non caricava e ho fatto tutte le ipotesi immaginabili. Ho ricontrollato il connettore della batteria che io stesso ho saldato. Ero sicuro del mio lavoro, però sapete, uno poi mette in dubbio tutto. Allora, ecco qua. Colleghiamo il connettore dock. Colleghiamo anche l'antenna. Quindi adesso siamo di fronte a una scocca che sappiamo che funziona, che tutto è a posto e il vetro non è quello del cliente. La scheda è la stessa, la batteria mettiamo la stessa di prima, nuova. Era arrivata al 52% se non sbaglio, no? Ok, vediamo adesso cosa succede. Abbiamo acceso. Questa scocca era di mia nipote, c'è scritto, vedete, nipote Giuseppe, che me l'ha dato indietro perché gli ho dato l'iPhone 5. Pizzo ai nipoti? E beh, che volete? Voi ce l'avete i nipoti? Io non ho figli, non sono sposato, per cui almeno questo. Ma comunque non la vizio, perché al limite chi potrebbe viziarla sono madre e padre. Io mi limito a fare lo zio nel modo migliore che è possibile, poi forse è possibile anche meglio, però. Nessuno è perfetto, no? Allora, intanto sta partendo. Ci prendiamo un'altra volta il nostro cavetto di alimentazione originale Apple. Eccolo qua. Lo colleghiamo al connettore dock e vediamo stavolta se la carica della batteria sale. Allora, intanto mi dice che è in carica, no? Scorriamo qui, metto il codice per entrare. Allora, siamo come prima, vedete, al 52%. Vi zoomo
sulla carica, così potete vedere bene, no? Come la prima 52%, segno della carica, però prima sulla scocca del cliente, vi ricordate che si andava come il gambero all'indietro? Vediamo adesso se succede la stessa cosa. Stessa scheda, scusate, ho sbattuto tre piedi. Intanto stasera ugualmente c'è Sanremo. Mi sto guardando un po' come va. Quest'anno mi sembra anche migliore come cosa. Allora, andiamo a vedere se è la stessa scheda oppure vi ho imbrogliato. Allora, generali, info. È sempre, vedete, un 8 GB, no? Andiamo, sì, ecco, 8 GB. Spazio disponibile solo 19 MB, forse sarebbe meglio avere più spazio disponibile. 711, team, eccetera, eccetera. Quindi è lo stesso, giusto? Ok, torniamo indietro. 52%, aspettiamo adesso vedere se va a 51, invece questa volta sale. Quindi cosa abbiamo cambiato rispetto all'alta scocca? Abbiamo cambiato soprattutto lo schermo. Non è lo stesso schermo che era montato. Questo qui non è uno schermo nostro, quello montato dal cliente. Ognuno qua ha diritto di fare quello che vuole, no? Però anche uno schermo può contribuire a che un telefono funzioni non correttamente. Allora, vediamo. 52. È sempre tutto disabilitato, usi in aereo, wifi e tutto il resto. Oh, sta andando all'indietro pure adesso, quindi come mai? Questo telefono è pazzo, o meglio, questa scheda è un po' matta. Come mai? Vi assicuro che prima l'ho messa su questa scocca e la percentuale saliva. Adesso sono realmente spiazzato, come si dice, perché prima l'ho messa e saliva. Aspettate, però, avendo abilitato, ho fatto solo questo di diverso, ho abilitato qui. Allora, anche il wifi l'avevo abilitato, eccolo qui. Dopodiché saliva, ora invece a quanto pare sta scendendo, incredibile ma vero. Il wifi a quanto pare non è forte, ma è normale perché non ho messo ciò che potenzia il wifi, che è il copriconnettori. Qui dice nessun servizio, ma è giusto, no service. Allora vediamo un attimino, eh. Poi il Bluetooth non serve metterlo acceso, strano sta cosa, saliva poco fa la corrente, ora non sale. 51, scenderà ancora? E comunque lo dà in carica, non lo dà in scarica. Fatto un reset, vediamo un attimino se con il reset qualcosa succede. Riavviato, quindi premendo home e power. È sempre la stessa scocca di laboratorio. La scheda madre invece del cliente, 8 GB iPhone 4. Come vi sentite? Allora andiamo a vedere se carica. È scesa nel frattempo, però comunque vediamo adesso se pare che sta scendendo velocemente invece che salire. Già sta a 48? Sì, 48. Pare che adesso proprio corriamo come in modo incredibile. Vediamo se invece c'è un'inversione. Leggiamo intanto eventualmente se ci sono delle indicazioni all'interno del sistema su questo fatto, che di questo comportamento anomalo. Andiamo in diagnosi, vediamo un attimino se troviamo qualcosa. Facebook non ci interessa. Crash, criminal case no, iTube no. Allora Messenger Mobile, la springboard è andata in tilt, però vabbè, può succedere quello. Viber, WhatsApp, YouTube,
qui c'è scritto qualcosa, sì, vediamo, no? Questo è Facebook, non ci interessa. Allora, vediamo questo aggregato. Il sito web è andato in tilt, vabbè. Low battery, c'era anche quindi un problema di batteria bassa. Low memory, ma questo l'abbiamo detto, c'è poco spazio all'interno del telefono. Low memory, poca memoria. E nient'altro. WhatsApp. WhatsApp proprio non ce ne può portare di meno, no? Dunque. Wi-Fi non vede nessuna rete, vero? Vabbè, manca l'antenna, è pure normale. 48%. Salirà o continuerà a scendere? Ma guardate, comunque penso che scende, perché quando funziona bene generalmente questo in poco tempo va avanti, così invece come vedete rimane lì fisso, tra un po' andrà a 47. È proprio un caso particolare, è tutto a posto, vedete 47, è tutto a posto, ma non sale la percentuale della batteria. Boh, domani questo cliente verrà e gli diremo che l'unica cosa che possiamo fare, che poi è un tentativo su questo telefono su cui noi abbiamo rimesso il connettore della batteria, abbiamo messo una batteria nuova ma continua a scaricare, l'unico tentativo è il cosiddetto IC USB, ovvero il gestore della ricarica USB, che sta qui sotto. Faccio vedere dove, spegniamo un attimo, tanto questo telefono non collabora. Stacchiamo il connettore dock, sta qui sotto, vedete in quest'angolino qui, è un IC che è molto delicato, ma si guasta quando ci sono dei carichi a batteria non appropriati, quando uno sbalzo di corrente, eccolo qui, vedete questa parte qui nera con questa montagna di cose sopra, non si riesca proprio a dire, ecco, questo qui è l'IC USB, questo va tolto con me. Prima di tutto hanno usato l'aria calda a 200 gradi per togliere questa resina nera sia sul chip che attorno adesso, quindi va fatta una pulizia accurata di tutta quanta questa resina, non bisogna avere fretta, fare piano piano, un aghetto e si toglie tutto, poi si passa alla fase di sostituzione che consiste nel mettere del flussante, fare in modo che vada sotto. Qui ci sono 9 punti, 9 piazzoli, 9 piazzole, si tira via il vecchio IC e se ne mette un altro e dovrebbe ritornare a caricare regolarmente. Non vedo altra soluzione perché il connettore è messo bene, tutto quanto funziona bene qui dentro, abbiamo controllato anche qui il power fuse, stanno bene tutto quanto, abbiamo controllato anche il gestore dell'alimentazione, è tutto a posto, quindi non resta che dare la colpa o dire che possa essere questo che una volta sostituito riporti alla regolarità la funzionalità di questo telefono. Pensavo che fosse lo schermo, ma invece mi ricredo, non è così. Io lascerei la batteria staccata perché altrimenti questo telefono anche da spento la scarica, la garantia del 40% c'è adesso, percentuale lo lascerei, poi magari domani il cliente che passa pensando di ritirare il telefono, ma purtroppo non è così, gli diremo cosa si può fare. Ok, allora, vi faccio vedere intanto l'altro telefono di mio nipote che nel frattempo io ho riparato, è questo, e me l'ha lasciato, quindi io siccome potrei far contento qualcuno lo venderei, non dobbiamo fare la raccolta, questo è da resettare, no, già è stato resettato, vediamo che cosa c'è dentro. Dunque, info, allora abbiamo un iPhone 4 da 32 GB, firmware 7.0.2, quindi nemmeno il rallentamento dovuto magari alla 8, la versione 8. Dunque, poi abbiamo questo seriale, questo email e questo firmware modem, il 4.12.09. Okay, questo sarebbe il telefono di mio nipote. Diamogli un'occhiata generale, il wifi adesso non è connesso, mi potrei connettere alla mia rete ma per ora non mi voglio connettere. Dunque, il bluetooth è attivo e funzionante come vedete, poi che altro possiamo far vedere, i suoni,
prendiamone uno. Va bene, proviamo un attimo anche la vibrazione. Allora, funziona? Vediamo un po'. Sì, avete sentito, no? Alzo il volume. Aspettate, devo togliermi da qui per alzare il volume, perché altrimenti non alza. Sì, lo abbassa. Sì, quindi questo funziona. Luminosità, vediamo un attimino. Dunque, sta al massimo, la possiamo diminuire fino al minimo e aumentare. Come avete visto, anche questo funziona. Che cosa possiamo vedere? iCloud è disattivato perché questo qui è stato resettato, quindi è libero da iCloud. Poi che cosa abbiamo ancora? Dunque. Nient'altro, è un telefono, qui non è di 1° gennaio, giustamente, perché questo adesso dovrebbe essere aggiornata la data dell'ora. Segna 1° gennaio, ma non c'entra nulla. Siamo al 13 di febbraio 2015. L'orario preciso adesso non lo so, ma comunque stiamo al 13 febbraio, vediamo un attimino che ore sono, così ci aggiorniamo anche sull'orario. Dunque, allora siamo alle 23.47 circa, ok? Bene, questo è un 32 GB iPhone 4, schermo senza righe mi sembra, non ci sono graffi, non c'è nulla. Vediamo un attimino poi la condizione della scocca, diciamo che è vissuto abbastanza, voi non conoscete le nipoti. Pulsante d'accensione, come vedete, funziona bene. Vediamo anche il tasto home, perché di solito anche il tasto home nell'iPhone 4 invece risponde bene, vedete? Allora applichiamo la visuale, questo risponde bene perché manco lo sfioro, guardate, appena appena che lo tocco e mi risponde, no? Quindi sta bene. Che altro si può vedere? La fotocamera. Allora, questa è quella posteriore, mi sta inquadrando la mia lampada da tavolo. Se mi giro inquadrerà la mia photochambre. Ah, scusate, non l'ho montata e quindi non può funzionare adesso. Torniamo avanti, non mi fa tornare, devo disattivare. Allora devo montare l'altra, perché non si apriva, come avete visto, no? Mi sembra che poi per il resto ci siamo, ok? Questo qui è ricondizionato in questo modo, diciamo vissuto ma comunque funzionante, e lo vendiamo a 180 euro. iPhone 4 32 GB. Fate la vostra offerta. Io direi di partire da questa cifra. Ok? Grazie a tutti voi da iPhone Assist.